Buongiorno. The socialist state in the left. Can you introduce the Minister of Foreign Affairs, Paolo Gentiloni? Very nice to meet you. Appreciate it. Thank you. Riuscite a parlare ieri con il presidente Hollande, perché ha una posizione che sulle quote sembra un po' smontare quel piano Juncker, cioè pur smontandolo si può riparlare di redistribuzione, ci sono margini. Non è l'oggetto della discussione di oggi, ne stanno parlando a tutti i livelli in vista del Consiglio dei Ministri dell'Interno il 15 giugno e poi del Consiglio Europeo del 25 giugno. Io credo che ci sia tutto lo spazio per trovare un punto di intesa, quindi non sono preoccupato su questo. Il punto centrale, al di là dei dettagli tecnici, è che di fronte a una grande tragedia, quella del Mediterraneo, non si possono lasciare soli alcuni paesi, non si può lasciare solo l'Italia, non si può lasciare solo Malta. E credo anche che sia impossibile per chiunque, anche per i colleghi leader europei, pensare di poter tenere quella nave nascosta dagli occhi. La coscienza dell'Europa non sta a 380 metri di profondità e anche per questo noi andremo a restituire una sepoltura a quei... le sorelle e i fratelli morti in mare, ma anche a dimostrare che l'Europa deve guardare negli occhi il dramma dell'immigrazione e il dramma del Mediterraneo. Delibera sull'anticorruzione ieri, lei l'ha rivendicato come un successo. Costi quel che costi cambiano questo paese, quali saranno le prossime priorità anche del suo Fino a qualche mese fa, fino a qualche settimana fa sembrava impossibile non soltanto che si facessero delle riforme come la legge elettorale o tutte le scelte che ha fatto il nostro governo, di cui abbiamo discusso a lungo, ma anche che alcune parole legate alla legalità tornassero ad essere nel vocabolario della politica italiana. Falso in bilancio, autoriciclaggio, pene più dure per la corruzione, più difficoltà per la prescrizione, che è una delle grandi contraddizioni. Tu rubi, ma se aspetti un po' nessuno ti punisce. Ecco, oggi siamo di fronte a una svolta oggettiva, è un elemento che potremmo cercare di rivendicare noi come governo. Avevamo promesso e abbiamo fatto, ma in realtà è diverso, è l'Italia che torna ad essere la patria della legalità. Io credo che sia un passaggio molto importante, credo che i cittadini comunque votino, possano essere fieri di un Parlamento che rimette delle regole di certezza del diritto come doveroso che fosse.